Il settore vitivinicolo di questo territorio sta subendo una crisi davvero senza precedenti. Dopo la disastrosa annata del 2023 che aveva visto già una drastica riduzione delle rese a causa della peronospora, quest'anno si è ulteriormente aggravata. La siccità che ha colpito questo come altri territori ha ancora di più acutizzato una crisi che era feroce. Tutto questo sta mettendo seriamente a repentaglio un intero settore, un'intera economia. Il nostro territorio ha una storia e una identità ben definita, è legata all'agricoltura, è legata soprattutto alla viticoltura. La situazione attuale sta letteralmente mandando a gambe all'aria un intero settore, un'intera economia. Non possiamo permettercelo. Per questo motivo abbiamo ritenuto davvero doveroso insieme ai sindaci di Mazara e Marsala costruire insieme un documento per chiedere un tavolo tecnico urgentissimo alla regione siciliana in cui invitare gli agricoltori, innanzitutto tutti i corpi intermedi per ragionare sulle soluzioni concrete di questa crisi. Non abbiamo più tempo da perdere, non possiamo permetterci di rimanere in questo silenzio e in questa inerzia.